Ciao, sono Gimo Pirozzi e sono il responsabile di Leonardo, PBD, Professional Business Developer, società specializzata in consulenza aziendale, servizi finanziari e servizi di tecnologia alle imprese. Se stai guardando questo video, vuol dire che probabilmente ci siamo già sentiti, in merito alle telecomunicazioni e non c'è stato verso di collaborare, non c'è stato modo. Perché la tua obiezione è rientrata in una delle cinque casistiche principali che tra poco andrò a citare. Siccome rispetto molto il tuo lavoro e il tuo tempo, ho preferito riattaccare lì per lì, onde evitare di arrecarti ulteriore disturbo. Oggi forse hai un po' più di tempo, magari ti stai rilassando, e potrai forse ascoltare non già la solita noiosa proposta commerciale, ma qualche dettaglio in più che volevo fornire. Per fare chiarezza su alcuni argomenti, su quella che comunque è una importante decisione aziendale, cioè quella di cambiare o meno il proprio operatore telefonico, il proprio provider. Questa decisione ovviamente deve tener conto di necessità di almeno due cose: da un lato abbassare i costi, quindi comunque analisi dei costi di gestione, dall'altro dell'affidabilità tecnologica. Quindi in linea teorica bisognerebbe ascoltare almeno due responsabili: il responsabile degli acquisti da un lato e il responsabile tecnico dall'altro. Ma mi rendo conto che chiaramente in un mercato come quello italiano, dove il tessuto imprenditoriale è formato per l'80% dalle piccole e medie imprese, spesso queste due figure convergono e coincidono con quella del titolare. Prima di enunciare le cinque obiezioni classiche, diamo uno sguardo all'offerta. Che cosa c'è dal lato del mercato, dal lato dell'offerta, appunto? Nel mercato delle telecomunicazioni ci sono davvero tante, tante società che si occupano, di, fornire servizi, questo lo sanno in pochi, ma stringerei comunque, diciamo, l'analisi poi alle cinque che detengono l'oligopolio, le cinque principali che sono, Telecom Italia, ovviamente, quindi Infostrada, Fastweb, Bit Italia e aggiungerei appunto Vodafone, che recentemente ha raggiunto dei risultati comunque significativi in termini di quota mercato anche per la telefonia fissa. Beh, forse ti meraviglierai di questa prossima mia affermazione, ma non esiste un provider di servizi TLC migliore in assoluto. Questo perché con le nuove tecnologie, tutti più o meno funzionano, tutti hanno offerte più o meno competitive, tutti hanno un'assistenza dedicata, e tutti offrono ormai sia fisso che mobile che, internet. Quindi, partiamo dal primo provider, che è quello appunto classico, cioè Telecom Italia. Diciamo che Telecom Italia, resta comunque come quello percepito come, più affidabile, più credibile, ma in realtà gode di alcuni privilegi che non sono attinenti al servizio o al servizio in sé, gode di privilegi dovuti a decisioni statali, che mantengono comunque il settore delle TLC ancora in regime di semi-liberalizzazione, perché mi riferisco ad esempio al dominio sull'ultimo miglio, quindi per quanto riguarda la distribuzione del servizio, e alcuni vantaggi in termini di assistenza che comunque poi hanno un costo che si riversa sulla bolletta. Quindi Infostrada, beh, ovviamente mantiene il suo posizionamento di leadership di costo, quindi diciamo prezzo più basso, offerta minima, con servizio ovviamente minimo. Per quanto riguarda il comparto aziende, insomma, Wind possiamo parlarne per aziende che hanno davvero esigenze minime di una, massimo due linee, perché poi per il resto diciamo, non è un provider, diciamo, perseguibile, insomma. Poi abbiamo Fastweb, che è un'ottima realtà e che, come dice il nome stesso, Fastweb, web veloce, insomma, è focalizzato chiaramente su servizi internet e su alcuni servizi VAS, dove fa pagare chiaramente il giusto per quella che è comunque la qualità del servizio offerto. Bit Italia non è conosciuta forse da tutti, ma è uno dei principali follower di Telecom Italia ed è
la consociata di British Telecom, del colosso inglese, quindi sicuramente è l'unica che ha davvero un respiro anche internazionale, nata per le grandi imprese, quindi per Eni, Fiat, Gruppo Mediolanum, alcune grosse banche, ha poi esteso la propria rete partendo dalla vecchia Albacom, ma poi acquisendo Atlanet, Inet ed altre reti ancora. Ha esteso poi appunto la propria offerta, insomma, anche alle piccole aziende, non senza commettere errori, diciamo, di adeguamento e adattamento strategico dell'offerta, ma resta, a mio avviso, quella, più competente in materia di tecnologia, proprio perché offre la gamma di servizi più completa, sia in termini di pacchetti, sia proprio in termini di servizi, servizi VAS, quindi numeri verdi, audio conference. Insomma, si pone proprio come consulente globale di tecnologia per le imprese. Anche perché, appunto, Bititalia fa contratti solo ed esclusivamente di natura aziendale, quindi è proprio una società di telecomunicazioni specializzata per le aziende. Infine, abbiamo Vodafone, che anche è una multinazionale, chiaramente, che mantiene però ovviamente una preferenza, diciamo, rilevante per quanto riguarda il mobile. Anche se appunto comunque anche nella telefonia fissa ha raggiunto delle quote interessanti, ma ecco, se ci sono delle esigenze di un certo tipo, servizi VAS, insomma, ancora non è competitiva.